grazie a questa promiscuità diventa il carcere scuola criminale, perché si entra con i furti e si esce, io faccio sempre questo esempio, è quasi un esempio per assurdo, si entra, voglio dire, scippatori e si esce rapinatori. Nel carcere di Avellino entri scippatore ed esci rapinatore, dietro le sbarre una palestra criminale che alimenta pericolosamente il clan. Questa è la denuncia di Leo Beneduce, segretario generale dell'OSAP, a margine del sit-in tenuto da sindacato davanti alla casa circondariale di Avellino. Dopo gli ultimi drammatici episodi registrati nel penitenziario di Bellizzi Irpino, le numerose aggressioni agli agenti, ma anche l'arresto di un medico pusher, hanno spinto il procuratore capo Domenico Airoma a intervenire sul caos che si registra nel carcere di Avellino, definito spina al fianco della legalità. La politica è assente rispetto all'emergenza della casa circondariale di Avellino e i partiti fanno solo passerella. L'invito a intervenire quindi diretto da Beneduce al governo, alla premier Giorgia Meloni. Il problema qual è? Il problema è che fino a quando non ci sarà nella società, nella politica, consapevolezza che il carcere è la società, che i detenuti escono prima o poi per fine pena, per beneficio, eccetera, fino a che non ci sarà questa consapevolezza dell'incidenza gravissima del carcere sulla sicurezza dei cittadini, noi continueremo a prendere botte come poliziotti penitenziari, a lavorare in maniera inadeguata, non sapendo quando si smonta dal servizio, ovvero non sapendo se si smonta sani o, diciamo, pieni di percosse o magari si smonta in ospedale. L'arrivo del GOM sicuramente sarà utile, il problema è che il GOM va via, cioè nel senso che il GOM è sinonimo di sicurezza, di ordine e via dicendo, ma il GOM è un reparto che credo in questo momento in tutta Italia conti sui 600 uomini.